Guarda che carino, tutto flow, ok, bellissimo, molto bello. Attraversiamo il ristorante Le Trote, ci giriamo intorno in pratica. Eccolo qua. E ora prendiamo la destra per ritornare verso Muscoline e località Colombaro. Quella è la collinetta dalla quale siamo scesi e sulla quale adesso risaliremo. Guarda te come ci si può divertire con un dislivello così minimo. San Quirico, frazione di Muscoline. Qui giriamo a destra, a sinistra andavamo verso i laghi di Sovenigo e ritorniamo da dove siamo scesi. Seguiamo la strada principale, qui dritti, poi scenderemo da questa parte. Facciamoci questa rampettina, va? Proseguiamo sul sentiero principale. Qui una piccola parabolica a scendere, anche qui una pseudo parabolica, come questa è una grande parabolica. Speriamo che non venga giù nessuno a canna. Piccola nota di bianco data dalle margherite, ma facciamoci l'ultima rampa a salire. Ecco fatto. Ok, ecco da dove siamo venuti. Ecco da dove saremmo venuti se anziché deviare in discesa all'inizio, quando siamo saliti, fossimo venuti dritti. Quando ti dico che la Val Tenesi è un labirinto, mi riferisco a questo. Siamo arrivati qui, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 sentieri da prendere. E se non li conosci devi sperimentarli tutti. Noi adesso andiamo di qui, ci facciamo un falso piano che è tutto sulla cresta della collinetta e dopo ci facciamo un altro sterrato a scendere che ci riporta da dove siamo saliti adesso. Andiamo. Ok, mettiamo gli occhiali per evitare rami negli occhi e godiamoci questo falso piano. Ok, abbiamo fatto un falso piano a salire. Ora il sentiero è molto scorrevole, tende comunque a salire appena appena. Ok, ciao, ciao. Ale. E qui un altro bivio. Sulla destra parla di San Quirico, ma mi sembra molto strano perché San Quirico è di qua. Dritti sono sicuro che si va a San Quirico tenendo la sinistra e a Muscoline tenendo la destra, ma di qua non ci sono mai andato. Ecco perché noi andremo proprio di qua. Andiamo a vedere com'è, dai. Vediamo un po'. Carino, mi sembra carino. Salite in moto, discendiamo anche noi. Ok, qualche radice. Oh, oh, oh. Bello, bello, qualche pietra, qualche ramo. Buongiorno amico, se c'è un cancello vuol dire che fino qua in macchina si può arrivare, quindi non l'abbiamo sbagliata. Andiamo in esplorazione ragazzi. Qui sulla destra la strada principale, ammesso che si possa chiamare strada principale, ma
sulla sinistra, guarda che carino. Dove andiamo noi? A sinistra, dai, vieni. Vai di qua. Ok. Radici. Oh oh. Personaggi tipici del posto, non curanti del nostro passaggio, ma vediamo dove scolliniamo noi. Praticamente abbiamo preso la strada principale di prima. Te l'ho detto che la Valtenese è un labirinto. Ok. Oh. Ok. Qui da dove siamo venuti? Quella è la collinetta che abbiamo attraversato. Ma ti voglio far vedere la Valtenese. Posto dove puoi trovare asfalto sterrato, tratti impegnativi e tratti meno impegnativi, gente che sale con l'elettrica e gente che sale con la muscolare. Noi abbiamo la muscolare per adesso, ma ora scendiamo e ci ricolleghiamo alla strada che abbiamo percorso a salire, l'ultima giù. Dove siamo venuti e qui da dove eravamo saliti per fare l'anello. Adesso scendiamo di qui e proseguiamo a destra per fare ancora un anellino carino carino. Oh, ciao.